immigrazione. Monica, a te, ci vediamo più tardi. Tanto. A proposito di immigrazione, ne parliamo con chi davvero ne sa tanto. Allora, siamo con Francesco Rocca, che è appena stato nominato presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa, che è collegato con noi da Roma e che ringrazio. Intanto, complimenti. Grazie. Allora, poco fa abbiamo visto, diciamo così, uno studio che è stato pubblicato oggi da Repubblica, Presidente, perché insomma ci sono timori che riguardano i migranti nel nostro paese. Sono timori che sono ciclici, ormai dal 99 si è capito che man mano che ci si avvicina alle elezioni, più il migrante, forse complice anche la campagna elettorale, insomma quello che dicono i partiti, viene percepito come un pericolo per la cultura, per l'identità, per la sicurezza. Ma guardi, il tema è questo, proprio lei ha centrato il punto. Se ne parla troppo in termini di campagna elettorale e non in termini di quella che è la realtà concreta che si vive tutti i giorni. La preoccupazione più grande che noi abbiamo come organizzazione umanitaria è che si continua a vedere questo fenomeno come un'emergenza e a trattarlo come un'emergenza. Se guardiamo i dati, da alcuni paesi è un flusso ininterrotto da oltre 25-30 anni. Allora io mi auguro che veramente arrivi il momento in cui ci sia la capacità di analizzare un fenomeno e non un'emergenza, e questo è il tema, insieme a delle nuove politiche sociali, perché comunque il dato di fatto è che negli ultimi anni sono entrati tantissimi migranti nel nostro territorio e quindi è ovvio che ci deve essere una diversa politica sociale, un modo diverso di affrontare la quotidianità all'interno delle nostre città. E soprattutto delle periferie, no? Che insomma comunque rappresentano sempre... Esatto, l'abbiamo visto in Francia, quello che può accadere se non ci sono adeguate politiche sociali. Allora, il tema è guardare al futuro, non guardare soltanto all'oggi, non guardare soltanto in termini di sicurezza, che pure non siamo naif, non siamo ingenui, è un tema assolutamente importante. Però a me sembra che l'Italia e l'Europa su questo abbiano preso negli ultimi anni una deriva che insomma, noi non condividiamo, perché comunque anche quello che è successo nelle ultime ore nel Mediterraneo, se i report sono veri, è ovvio che lasciano un minimo di inquietudine. Tra l'altro, ecco, quello che viene detto da più parti è che è in corso una seconda colonizzazione. Le immagini di quei lager libici, di quegli uomini venduti come schiavi a 500-800 dollari hanno sicuramente messo all'indice un sistema, quello insomma anche voluto dall'Italia e dall'Unione Europea, che insomma, evidentemente non funziona, perché queste persone scappano da situazioni invivibili e bloccarli in Libia o in Tunisia è possibile. Sì, guardi, esatto, però mi lasci dire una cosa, ovviamente i media hanno giocato un ruolo importante nelle ultime settimane nel far emergere quella che è la realtà libica. Per noi operatori umanitari questa è una realtà già nota. Se ci fosse una capacità di dialogo differente, probabilmente alcune tragedie si potrebbero evitare. Quello che io ho detto più volte è che purtroppo l'Unione Europea e il nostro Paese, sin dall'inizio con la Libia, hanno affrontato, e soprattutto con le autorità libiche, il tema nuovamente degli accordi energetici, degli accordi sul petrolio, però in tema di diritti umani e di rispetto dei diritti fondamentali della persona è stato fatto poco. Ci sono dei segnali incoraggianti nelle ultime settimane, ma ancora non basta. Adesso questa situazione io mi auguro che venga affrontata. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità sia al governo italiano che alle autorità europee di intervenire, però certo non per fare da parafulmine o da specchietto per le allodole, se non ci fosse una volontà politica di chiudere quei centri di detenzione e di lavorare veramente da un lato sui rimpatri per chi deve essere rimpatriato o vuole essere rimpatriato, ma dall'altro sulla protezione di chi scappa dalla guerra, perché anche qua questa narrativa tossica, che è molto legata al momento elettorale, va un po' chiarita, cioè lì ci sono paesi che sono in conflitto, ci sono tantissimi conflitti dimenticati in Africa e le persone che scappano dai paesi in conflitto devono essere protette. Noi, conflitti alimentati tra l'altro anche dai cambiamenti climatici, però ecco, quello che viene detto, Rocca, è che non possiamo accoglierli tutti, no? Soprattutto l'Italia molto spesso è stata lasciata da sola. Allora, oggi Minniti torna a parlare dei corridoi umanitari per sconfiggere il problema dei trafficanti d'uomini, si torna in campagna elettorale a dire aiutiamoli a casa loro, però per esempio per quello che riguarda la cooperazione italiana siamo passati dallo 0,16 allo 0,22% del PIL, è sufficiente per aiutarli a casa loro?
persone no, che appunto scappano no. non solo dalle guerre, ma guerre anche alimentate dal cambiamento climatico, che insomma in Africa, ma anche in Bangladesh, come abbiamo detto, è sicuramente forse un'altra guerra più subdola e di cui non si parla meno. Io, guardi, veramente la ringrazio di queste sue parole, perché troppo spesso ci si dimentica, quando si chiamano migranti economici, che cosa c'è dietro la desertificazione e il cambiamento climatico, no? Quando qualcuno in questo momento addirittura lo sta negando, e questo è un altro fenomeno inquietante. Il tema, sì, il stiamo tema parlando del presidente americano Trump, quindi insomma non esattamente l'ultimo dei l'ultimo degli ultimi. Esatto, il tema lei lo ha centrato. Ben venga finalmente l'apertura dei corridoi umanitari. Nessuno sta sostenendo che debbano entrare tutti quanti in Italia o in Europa. Sicuramente quello che si sostiene, su cui ovviamente non arretriamo di un millimetro, è che la vita umana va rispettata. Questo è il tema che noi stiamo ponendo con forza, cioè non si può forzare, e questo quello anche a cui mi riferivo poco fa al Mediterraneo. La Libia è un paese che ha un conflitto, le convenzioni internazionali vietano di far rientrare in un paese che vive un conflitto armato le persone che stanno fuggendo da questo paese. Allora, autorizzare in acque internazionali, questo va detto con chiarezza, il salvataggio per far rientrare queste persone in un paese in conflitto è una violazione, se ci sono altre imbarcazioni che sono pronte a salvare queste vite umane. Cioè, noi dobbiamo comunque far chiarezza anche sulla legalità internazionale, perché non è possibile che in acque internazionali si faccia finta di nulla e si continui a considerare la Libia esattamente come qualsiasi altro paese stabilizzato e che vive un momento di pace. In Libia noi siamo presenti con un ospedale militare, con un ospedale da campo, perché c'è un conflitto armato, lo sappiamo, e però ce ne dimentichiamo e facciamo finta che non esista. Ecco, questo è anche un altro elemento che va ricordato. C'è un altro, aspetti un attimo, resti con me, Rocca, perché c'è un altro conflitto di cui non sta diventando terra di nessuno, a te. Stefania, grazie. Allora, Francesco Rocca, in una vita precedente, erano gli anni 90, era un avvocato e tra l'altro è anche finito sotto scorta perché difendeva alcuni collaboratori di giustizia, quindi insomma la mafia la conosce, e basta l'esercito per riprendersi un territorio? No, serve un grosso lavoro anche delle istituzioni locali. Ovviamente l'esercito è un deterrente, però serve proprio la conoscenza del territorio, lavorare sul territorio, lavorare nelle scuole. Ossia, io ci sono cresciuto a Ossia, quindi mi viene anche abbastanza facile parlare di quel quartiere. È ovvio che per troppi anni è stata una realtà trascurata. È nato come il mare di Roma, una zona meravigliosa, però l'abbandono sociale e gli scarsi investimenti, quelle zone di cui si parla, dove vivono gli Spada, dove vivono queste famiglie, sono zone completamente isolate sotto il profilo sociale. Sono anni che non ci sono investimenti in infrastrutture, cioè lì dentro non è stato fatto nulla negli ultimi 15-20 anni, e queste sono le conseguenze. Le donne, noi ne parliamo molto spesso, abbiamo parlato prima con Belpietro a proposito di Islam, lui è molto, molto netto, dice insomma noi parliamo tanto di donne nella nostra società, quella è una cultura, una religione in cui le donne vengono completamente cancellate. Oggi la Boldrini chiede un piano straordinario soprattutto per l'indipendenza economica, che ne pensa? Beh, io dico che comunque è ora di fare un passo in avanti sotto il profilo della politica di genere. Nel nostro paese comunque le politiche sono abbastanza avanzate, probabilmente non è stato fatto, non si fa sotto il profilo culturale. Guardi, io credo che poi l'aspetto non è tanto la legislazione quanto l'aspetto culturale. Io torno a ripetere, noi purtroppo abbiamo tagliato i finanziamenti alle scuole e forse è il caso di tornare a riprendere, a finanziare le scuole, a finanziare dove si cresce e dove si crescono i cittadini del domani, perché è soltanto intervenendo lì che possiamo dare un modello differente sotto il profilo. Io credo che questo sia l'elemento fondamentale che sta venendo a mancare. Per fortuna se ne parla, è un dibattito all'ordine del giorno. Noi anche come organizzazione umanitaria, tra l'altro, poniamo anche un altro problema: troppo spesso ci si dimentica delle donne nei conflitti armati, nel ruolo fondamentale che hanno le donne nel sostegno e nel ruolo che svolgono all'interno delle popolazioni civili che sono colpite da conflitto armato, e delle donne vittime di violenza all'interno dei conflitti armati. Dimenticate anche delle yazide, insomma, che sono diventate
diventate schiave sessuali. Certo. Le voglio fare un'altra domanda, perché per esempio questa sera noi parleremo del ritorno dell'eroina, del ritorno della droga. Parlavamo proprio della cultura, no? Dell'importanza di entrare nelle scuole. Ovviamente per la parità di genere, ma anche insomma, per informare. Molto spesso manca proprio questo tipo di informazione. Lei tra l'altro non ha fatto mistero quando insomma, c'è stato il momento della sua elezione e di un precedente. Sì, ecco, ancora una volta, questo è il problema degli ambienti in cui si cresce, di quelle che sono le offerte che vengono date sul territorio. È ovvio che questa è uno degli elementi in cui la desolazione dei nostri territori, la desolazione delle periferie, è ovvio che torna a far emergere comunque alternative che dobbiamo combattere. Quindi per me nuovamente, e lo stiamo facendo come Croce Rossa, l'investimento sulla gioventù, l'investimento sui valori, sui principi, sulla capacità di incontrare, di dialogare, è uno degli elementi che può sconfiggere le droghe. Noi questo lo stiamo facendo, lo facciamo come Croce Rossa nel pieno sostegno al nostro centro di Villa Maraini, che è anche diventato un centro di riferimento internazionale, in cui l'ascolto e il non giudizio sono elementi fondamentali. Se a questo poi si accompagna un lavoro culturale, per me il volontariato è stato il tratto fondamentale che mi ha aiutato tantissimo e credo che comunque sia una degli elementi su cui si potrebbe investire di più e fare di più a livello scolastico. A proposito di bambini, noi ne abbiamo parlato pochissimi giorni fa, ci sono sempre più bambini che insomma, non hanno nel nostro paese neppure accesso a due pasti al giorno. Guardi, noi oggi sembra che stiamo facendo insieme a lei la rassegna di tutte le difficoltà che comunque si ricollegano a una mancanza di politiche sociali. Vede, io in questi giorni non esprimo un giudizio, perché questa è la politica che deve fare il suo lavoro. In questi giorni si sta parlando tanto dello Ius Soli, no? Come se fosse il tema da cui dipende il futuro dell'Italia, non si parla di quelle che sono le politiche economiche, le politiche sulle nostre periferie e sulle nostre città. Io credo che bisogna tornare invece a pensare a un piano economico importante per l'Italia, che sappia rilanciarla, e a parlare meno di temi che soltanto sono buoni a dividere il nostro paese. Sono migliaia le famiglie che non arrivano alla fine del mese, ne abbiamo parlato tanto nel passato, ma il tema è ancora oggi, addirittura famiglie che faticano ad arrivare alla terza settimana, e non parliamo ovviamente soltanto delle famiglie, di persone disoccupate, ma di tante famiglie che una volta venivano di classe media e che lentamente il potere d'acquisto è scivolato e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Questo è un tema doloroso su cui io mi auguro la politica nei giorni prossimi torni a fare proposte concrete. Lei si prepara a partire? Sì, vado in Siria nei prossimi giorni. E ovviamente questo è un altro conflitto che purtroppo negli ultimi giorni non è stato al centro delle attenzioni, perché sono state anche altre le priorità internazionali, però in Siria c'è un conflitto che ormai va avanti da 7 anni e ahimè ci sono zone in cui non c'è accesso umanitario. Allora l'oggetto della visita è incontrare le autorità e provare a negoziare accesso in alcune aree in cui gli operatori umanitari non entrano da agosto, ci sono zone completamente isolate che sono ancora oggetto di violentissimi combattimenti e sono decine di migliaia di civili intrappolati che in questo momento si nutrono di erba, cioè si muore di fame, non si muore soltanto di bombe, e quindi questo è l'obiettivo della visita, provare a negoziare però quando accesso torna. Umanitario con entrambe le parti. Ce lo promette? Cosa? Che ci racconta quello che vede quando torna. Assolutamente. L'aspettiamo allora. Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa, grazie, grazie per essere stato con noi. Davvero buon grazie viaggio. Grazie. Altra notizia che riguarda.